Collegato. Direttore Feltri, quando Calderoli appellò l'ex ministro Chienge come orango, a suo avviso usò un'espressione razzista oppure era una scemata caduta là? No, un'espressione che non si doveva usare nei confronti di nessuno, né di una signora, né di un signore, né di alcuna persona. Questo è del tutto evidente. Però le parole, se bisogna saperle usare, bisogna anche saperle capire. E quando Belpietro, che non è più direttore di Libero e quindi non avrei nessun interesse a difenderlo, usò bastardi islamici, usò un'espressione che definiva perfettamente la situazione, perché se è vero che non tutti gli islamici sono terroristi, è altrettanto vero che tutti i terroristi sono islamici. Quindi dai, definire bastardi islamici coloro che hanno commesso. Ma mi fate parlare o no? Ma siete così cafoni! Se siete così cafoni, ditemelo, fatelo io me finire. Ne vado, non ho nessuna voglia di parlare con costoro che sono persone cafonissime. No, fate finire il direttore Belpietro, prego Belpietro. Se non lo aggradiscono, io non ho nulla da ridire, me ne vado, non ho nessuna prego Feltri, voglia. Non la interrompe prego. Nessuno, finisca direttore Feltri. Prego. Che cosa continuo a essere interrotto, sento delle voci sgradevoli. E nel mio auricolare gente che cerca in ogni momento di interrompere, ma insomma, ma come si fa prego a stare in una trasmissione andiamo così avanti. Imbecille, io sinceramente vi saluto, vi auguro una buona serata, date degli imbecilli a tutti quelli che volete, ma non coinvolgetemi in queste cose così meschine, così volgari, siete persone volgari. Io vi saluto, vi auguro una buona serata e vi auguro soprattutto di fare un corso di buona educazione, no, direttore, magari rivolgendovi alle vostre mamme. No, il problema, ciao, vi saluto. Il problema, no, direttore, va, aspetti un secondo, si rimetta, ecco, no, provate per cortesia in diretta, riusciamo a fermare. Direttore, i tecnici amici che sono lì riescono un attimo a fermare, lasciate aperto il collegamento, così vediamo cosa succede là, per cortesia lasciate aperto il collegamento, grazie. Riusciamo a recuperare un attimo Feltri, evidentemente è stato interrotto dallo studio, ma c'è un dialogo, perché tale nessuno voleva essere. Lei ha giocato a carte quando uno alza il tavolo perché non sa più. No, ma mi dispiace, perché a questo tavolo sono sempre circolate le opinioni. Forse non si è mai alzato nessuno, non c'è mai alzato nessuno. Mai successo per nessuno.